Ok, gente, sono passate un paio di ore da quell'ultimo disastro di missione che ho appena fatto e sono una persona nuova. Sono una persona rilassata come se non fosse successo niente. Ok? Ho fatto i miei esercizi in casa, mi sono fatto una doccia, quindi sono pulito. È come se mi fossi completamente liberato da tutte le cose negative che sono successe nella missione precedente, e che non ripeto, non dico neanche cosa è successo nella missione precedente, ok? Perché non è successo niente. Cosa siamo? Alla settimana 43, credo di aver letto. Ecco, la settimana 42 non è mai esistita, va bene, gente? È così che sono andate le cose. Quindi rilassiamoci e godiamoci questa fantastica avventura con questa fantastica squadra, e procediamo, gente, procediamo e liberiamo queste fognature da tutti i mostri che le abitano, in quanto dobbiamo completare il 100% delle stanze con battaglie. Dunque, entrambi avete una resistenza, tra virgolette, relativamente bassa al sanguinamento. Quindi sanguinarvi è quello che faremo. Vabbè, con il tizio non posso fare niente, però se vuoi fare un critico per 15, guarda, sei il benvenuto. Assolutamente. Sono stato lì 2 ore a cercare di capire quale mossa farti fare, perché non sapevo bene che cosa valeva la pena farti fare o meno, e a quanto pare mi stavo preoccupando per niente, perché bastava semplicemente farti un super mega critico a questo punto. Molto, molto, molto bene. Ok, questo qua dovrebbe, stavo dicendo, spingerlo nella prima posizione. E questo qua dovrebbe, ok, però, gente, i critici, ok? Ho dei brutti ricordi di critici, ok? Recentemente, non fatemi preoccupare di nuovo. Allora, ammazziamo prima questo qua. Ok, e adesso ci curiamo. Adesso dovrebbe fare esatto la mossa quella che stordisce. Ok, perfetto. Tu intanto attacchi. E l'occultista curerà. Ovviamente non curerà per zero, perché sappiamo tutti che è una cosa che non succede mai. È un evento impossibile, non avviene, è semplicemente così che funziona. Prova a fare così, dal momento che sei marcato, non so, forse per caso ti attacca più spesso sto balordo, questo maialone centauro. No, non c'entra assolutamente niente, attacca chi ne ha voglia. Il fatto di essere marcati era perché questo tizio qui ti ha marcato, il resto non c'entrava niente. Ok, allora adesso mi curi lui per 21. Molto, 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 molto bene. Tu sanguini per 4? Sì, per 4 e basta. Se tu vai per primo dovresti ucciderlo. Perfetto. Allora, non abbiamo altre erbe medicinali, quindi direi che questa tavola imbandita non la tocchiamo. Però quanto cibo abbiamo? 12, 12 e 6. Direi che prima del prossimo combattimento ci mettiamo a mangiare. Siccome non è che abbiamo esattamente un medico di cui possiamo fidarci. No, non. Ho l'acqua santa, ok? Avevo l'acqua santa per questo brutto beota. Balordo che non sei altro, tu e la tua tentazione oscura. Avevo l'acqua santa, avrebbe reso sicuro quel cavolo di curio. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Tu marchi, vero? No, non marca questo. Qual è quello che marca? Ah, quello del cacciatore di taglie, giusto? A questo punto fai così. Marchi lei, le abbassi la probabilità di schivare e l'addestratore l'attacca con il cane e
e dovrebbe ucciderla perché tecnicamente fai più danno, 90% di danno in più contro i marcati. Sono o non sono un esperto di questo videogame? Direi proprio di no, perché diciamo che abbiamo perso un bel po' di omini recentemente. Allora, tu attacchi. Ok, grazie. Apprezzo molto. Soprattutto perché l'ultima volta che ha fatto quel genere di attacco ha fatto un critico abbastanza antipatico. Tu sanguini per 4. Sì, sanguini, voglio dire, sei avvelenato per 4. E tu pure. Ok. Bel critico. Ora l'addestratore. Allora, 20. Ok, perfetto. L'addestratore adesso lo ammazzerà prima che lui attacchi. Il critico in realtà è molto molto utile perché così lo abbiamo spostato in posizione 1. Ok, tu vai per primo. Molto bene. Speriamo che non succeda come nella missione contro la sirena, che tutto andava bene fin tanto che non siamo arrivati all'ultimo combattimento, dove le cose sono assolutamente andate malissimo. È stata una valanga di disastri uno dopo l'altro. Tu sei morto, giusto? Sì. Ok, molto 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 bene. Abbiamo anche una chiave pronta per questo forziere. Allora, niente stanze segrete, quindi usa la chiave qua. Direi che al prossimo combattimento utilizziamo i biscotti per cani. Gli Scooby-Doo snack. Potresti piantarla, ok? Gentilmente. Come idea generale. Ah, avete fame? Di già? Va bene, mangiate, non è un problema. Tanto è semplicemente della vita che guadagnate. Abbiamo abbastanza cibo che non ci preoccupa la cosa. Allora, non spostarti. Bene, un pochino di stress adesso fa quel colpo. Prima invece non lo faceva. Io direi che facciamo come prima. La marchi, questa brutta balorda. E l'addestratore la ammazza. Per di più adesso fai anche un bel po' di danno in più. Quindi no, 19, seriamente? Ok, bene. Accidenti. Non mi ricordo assolutamente che trinket guadagneremo con questa missione. Ho il vuoto più totale. Cos'è una missione? Dovrebbe essere un trinket blu, se non mi ricordo male. Perché questa è una missione da veterano media. Quindi dovrebbe darmi un trinket molto raro, se non mi ricordo male. Allora, tu mi butti via, direi l'acqua santa, perché tanto, a quanto pare, non serve a niente, perché tanto il lebroso ha assolutamente intenzione di toccare tutti i teschi che incontra. Qualsiasi piccolo cumulo di ossa per lui è come un parco giochi. Deve assolutamente toccarlo e giocarci e divertirsi, ok? Allora, mi fai vedere che malattia c'hai? Trish! Non è per niente una buona malattia questa. Forse era meglio farti mangiare il biscotto. Così guadagnavamo uno spazio in cui tenere altre risorse. Forse sì, o forse no. Facciamo così. Vorrei ammazzarti, maiale del cavolo. Sei morto? No, neanche lontanamente. Quindi con te facciamo così. E con il lebroso attacchiamo i primi due. Perfetto. Molto molto bene. Due morti. Ora tu andrai per primo, immaginavo. E mi crei un bel po' di stress. Potremmo... Lo sai cosa? Dormiamo dopo questo combattimento. Quindi ricordiamoci di spegnere le torce. Ce la fai ad ammazzarmelo? Bene, bene, bene. Tu mi togli tutti i cadaveri.
tu non me lo puoi stordire perché non la uso praticamente mai quell'abilità e quindi non ce l'ho tra quelle disponibili. Eccoci qua, altro stress. Come se fosse una cosa gratuita. Vai. Bene. Allora, facciamo così. Mangia per 8. Poi prendi questo e questo. E direi che questi qua li abbandoniamo qua. Sì, perché tanto valgono poco, va bene. Allora, previeni. Non ho idea di cos'altro farvi fare. Le togli un po' di stress a tutti, va bene. Potremmo togliere un po' di stress al povero occultista che, poverino, è un pochino... Incomincia ad avere qualche preoccupazione su questa missione. Ok, fai questo a lui e direi che siamo a posto. Ok, adesso il lebroso ha più velocità e più accuratezza. Cosa che è sempre benvenuta su il povero lebroso, dal momento che non ha esattamente una grande mira. E a quanto pare è assolutamente innamorato di tutti i teschi. Purtroppo non ci ha trovato niente dentro a questi. Questi qua, lo sai cosa? Toccali lo stesso. Al massimo sanguinavi, il che non era la fine del mondo. Abbiamo poche torce. 5 dovrebbero bastarci, soprattutto se adesso facciamo un po' di scouting. Così evitiamo di dover andare in entrambe queste stanze. Sì, dovrebbero... Ne abbiamo 5, giusto? 1, 2, 3... Sì, assolutamente, ci bastano e ci avanzano. Butta via questo, per adesso. Ok, direi che qua... Mangiamo il biscotto e questa torretta è un bonus di danno assicurato, se non mi ricordo male. E l'importante è non usarci dell'acqua santa perché secondo me dava qualcosa di negativo. Ma non ne sono certo, quello non me... la seconda cosa che ho detto non ne sono certo, della prima invece assolutamente sì. Della prima sono convinto al 100% che era così che funzionava. Per di più, se siamo un po' fortunati, questa potrebbe essere l'ultima stanza da combattimento, se queste tre sono effettivamente vuote. Cosa un po' improbabile, però possibile. Mi rompe un po' le scatole che tu sei venuto nella prima posizione, perché adesso il maialone farà la sua mossa in cui colpisce tutti i miei personaggi contemporaneamente. Oppure no. Oppure cerca di fare la mossa in cui ne colpisce solamente uno e lo manca miseramente. Va bene, avete abbassato un po' troppo le torce. Siamo scesi a 74. Purtroppo quella mossa dell'oscurità della tizia, di questa tizia qua, di questa sacerdotessa, e abbassa anche la luce. Il che è sempre una rottura di scatole. Allora, facciamo così. Credo che il lebroso dovrebbe essere in grado di ammazzare questo in un colpo. Quindi lasciamo che tutti colpiscano il maiale e tu colpisci lui. E non me l'hai ammazzato in un colpo. Va bene. Un'altra schivata, grande. Contanto che per di più non c'è nessun bonus di schivata. È semplicemente la sua abilità. È semplicemente così tanto forte per i fatti suoi. Ok. Dai, ce la facciamo ad ammazzarlo prima che ci colpisca di nuovo, ne dubito fortemente, perché sto balordo ha il 40% di protezione, il che è veramente tanto. Credo che uno dei personaggi più forti da portarsi qua nelle fognature sia il... come si chiama? Il masochista. Perché far sanguinare questi qua che hanno un sacco di protezione e hanno poca... protezione al sanguinamento. Capite bene che le due cose vanno a braccetto. Ok. Ovviamente il bonus di danno lo diamo al lebroso. Eccoci qua. 20%.
No, 15% di danno fino al campo. C'è cioè il 20% di danno se qualcuno ti fa la guardia. E potremmo fare questa abilità con il veterano e poi proteggere qualcuno con il addestratore. È però un due mosse quando potrebbero semplicemente attaccare entrambi. Ok, tu sei quasi completamente stressato. Allora, tu mi attacchi il maiale, grazie. L'addestratore attaccherà tutti. Tu attacchi questi due qua, ok. L'addestratore dovrebbe essere in grado di ammazzare il tizio senza una mano. Ok, non è un grosso problema. Tu sei quasi morto, tu sei ufficialmente morto. Tu ce la fai a uccidermi il maiale, perfetto. E il facocero è l'ultimo rimasto. Mister Facocero, spero che lei sia pronto a essere ucciso. Voilà. Butta via che cosa? No, tieni tutto. Questi qua se ne troviamo altri due, altri quattro potremmo trovarne valgono più del... Però quante possibilità ci sono che ne troviamo altri tre? Butta via questi. Aspetta, dovete... Tu la puoi smettere di toccare ogni singola cosa che trovi. Devo assolutamente bloccare questa abilità perché è stra mega utile su di te. Anche Hot to Trot, non è male. Se è così che si pronuncia. Ok, una trappola. Bene, questo corridoio era pieno di roba, eh. Un combattimento, un curio e una trappola. Ok, di nuovo questi due balordi. Sappiamo esattamente che cosa dobbiamo fare. Ucciderli. Questo è quello che dobbiamo fare. Tu conti come bello. Sai cosa? Secondo me mi conviene marcarti e poi farti attaccare dall'addestratore. Secondo me così in totale facciamo più danni di quanto avremmo fatto se avessi attaccato piuttosto che marcarlo. Perché tu tanto facevi poco danno e invece il tizio si becca un bonus da 90% in più di danno. Quindi credo che sia stata una buona idea quella. Ahi, sposta anche, estordisce. Porca vacca. Ok, ce la fai ad ammazzarlo. Fantastico. Allora, forse è il caso di curarci un pochino. Ok, vai. Ok, non stordirmelo. Perfetto. Tu invece eri già stordito di tuo. Cura un po' di gente. Piano piano facciamo tornare tutti la vita alta. E sì, attacca semplicemente. Tu dovresti fare un sacco di danno fin tanto che non hai il 100% della vita. Ma sai cosa? Non spostarti, resta lì. Ok, continuiamo ad attaccare. Tu continui a curare, tu continui ad attaccare. Ok, dovrebbe essere morto il prossimo turno. No, a meno che non fai un critico, non possiamo ucciderlo prima che abbia un altro turno, quindi tanto vale curarci un pochino. Bella schivata, ragazzi. Sono fiero di voi. Ok. Grazie per aver curato almeno con due cifre. Ah, cavoli, sei andato per primo con uno di velocità. Sei un brutto balordo, lo sai. Sai cosa? Curati a questo punto. Tanto a te ti può ammazzare l'addestratore. Per di più, ti possiamo uccidere facendoti sanguinare quasi. C'hai ancora uno di vita. Ecco, fai così. Adesso sei morto. E quindi questo è un turno assolutamente gratis con il quale possiamo curarci.
Ok. La chiave mi piacerebbe averla. Lo sai cosa? Vendi questo. Prendi la chiave. Cura questi due. Mettetevi nella posizione corretta, per favore. Ah, finita la missione, ok. Posizione corretta e aprite con una chiave. Ulala! Ne è assolutamente, completamente, totalmente valsa la pena. Porca vacca. Ok, abbiamo ancora uno spazio, grazie a... il cibo. Sai cosa? Quante probabilità hai te di disarmare? 85. Sai cosa? Non ne vale la pena. Non rischio un 15% per toglierti un po' di stress. Quando te ne potrebbe... visto, abbiamo fatto bene a tenerci il cibo. Ok, questo non vale la pena toccarlo. Vediamo un po' il prossimo curio. E quasi quasi potrei fare anche questo combattimento. Ok, facciamo... Vabbè, ok, non volevo che non lo toccassi. Ma a quanto pare non si può avere tutto. E non abbiamo più torce, purtroppo, perché le ho buttate via. Quindi sarà un combattimento un pochino al buio, ma appena appena. Spero che non causi troppi problemi. Ah, lo sapete cosa? Non ho messo nessuno a curarsi dallo stress la scorsa settimana. Forse perché nessuno ne aveva bisogno. Però me ne sono completamente dimenticato. Dio santo, un critico da 54 di danni. Vacca miseria ladra. Li abbiamo uccisi al primo turno. Cioè, gente che roba. Incredibile. Semplicemente incredibile. Ok. Torniamo a casa e andiamo a fare un'altra missione, gente. Ah, questo trinket qua. Ok, vabbè, non è malaccio. Tu ti sei ammalato, va bene. Luminoso non è per niente male. Allora, ecco che cosa facciamo adesso. Prima che me ne dimentico, tu vieni qua. Blocchiamo questo. E ti togliamo questo. Ok. Prima che me ne dimentico. Poi tu assolutamente vieni qua. Questo qua non è affatto buono. Ward Skinner mi piace. Fairway Fighter è assolutamente inutile su di te. Però dobbiamo toglierti questa qua. Quella è una bella rottura di scatole. E mi sa che gli altri non li prendiamo. Fammi un po' vedere. Forse il crociato. 2% in più di critico non è male. Però più velocità e più schivata al primo turno forse è meglio. Meno uno di velocità è una rottura di scatole però. Vabbè. Ok, va bene, va bene. Come siamo messi a stress, gente? Vediamo un po'. Togli tutti questi. Fammi vedere lo stress. Ok, tu eri in missione questa volta e quindi dobbiamo togliertelo. Vieni qua. Potremmo metterti, lo sai cosa? Siccome sei... Ah, vaffanculo, proprio qui dovevi essere questa settimana, ovviamente. Sì, vale la pena. Me ne servono 6. No, me ne servono altri 2, scusa. Ok. Poi dobbiamo avere un'altra stanza qua quanto prima. Quindi dobbiamo anche far salire questo. Ci servono dei busti praticamente. Non mi dispiacerebbe andare a recuperare i nostri trinket. Il problema però è che non siamo assolutamente in grado di uccidere il piccione. Però basta sopravvivere al piccione. Non dobbiamo per forza ucciderlo, ma non credo comunque che saremmo in grado di farlo. Allora, sai cosa? Sono un cretino, non ho tutti i personaggi, devo... Chi è che mi era morto anche? Nessuno di questi. Mi è morto, mi serve un...
Un balestriere mi serve, se non mi sbaglio. Sì. Mi serve un abominevole. Una barbara. E un cacciatore di taglie? No, il cacciatore di taglie ce l'ho. Chi era il quarto che è morto? Ah, un dottor morte, cavoli. Ok. Peccato perché erano tutti a livello 3, Dio santo. Vabbè. Cosa andiamo a fare in questa missione? Io direi che andiamo con una missione verde, quindi sarà o questa o questa. Potremmo andare a uccidere il cannone. Però ci serve una squadra ben precisa. Ok, però tu devi curare, tu dobbiamo darti l'abilità di curare. Non è che mi fa... No, 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 non va per niente bene. Perché la battaglia contro il boss in particolare si tira molto per le lunghe. E quindi non possiamo... No, non possiamo sopravvivere solo con le sue curate. Con le sue bende. Potremmo andare a fare una missione rossa. È corta. Oppure una missione gialla. Ma chi andremo? Potremmo andare a uccidere il re dei maiali. Oppure il negromante. Il negromante dovrebbe essere tra i più facili. Fammi pensare. Sì, voi le missioni gialle ancora volete andarle a fare. Oppure andiamo a fare questa, una corta. Non è che mi faccia impazzire l'idea di andare a fare una missione corta, devo essere sincero. Soprattutto non una corta verde. È quello il problema. Il problema però è che non ho una squadra abbastanza forte per andare a fare una missione difficile. Io ho una squadra troppo forte per andare a fare una missione debole. Ok, dai, va bene, cerchiamo di far salire di livello questi qua. Non abbiamo nessuno che cura. Allora, tu vai in prima posizione, tu puoi stare in ultima. No, tu puoi stare in ultima. Tu puoi stare in terza. Tu vai con la pistola, questo, che comunque non potrai usare. Questo e questo, va bene. Tu mi vai con... Questo lo puoi usare, questo lo puoi usare. Questo lo puoi usare, anche questo. Così con questo puoi marcare e poi lui può sparare. Però solo 30% in più di danno, non è mica tanto. Le tue abilità sono già bloccate, le tue abilità sono già bloccate. Ok. Andiamo a fare... La missione è corta e verde, purtroppo. Non abbiamo nessuno che cura. Quindi facciamo attenzione. Vediamo un po'. Non so proprio che cavoli darvi come trinkets. Tu non avevi quello... Eccolo qua, questo qua. È da un secolo che non mi porto un criminale. Com'è che gli avevo soprannominato questo? Un furfante. Per adesso lo chiamerò furfante, ma non mi ricordo se era il primo soprannome che ti avevo dato. Cos'altro posso dare? Questo non è male. Anche se però consumi più cibo. E anche questo non è per niente male.
Ok, e a te per ultimo ti do. Non ne ho la più pallida idea, devo essere sincero. Lo sai cosa? Tu ti tieni lo spazio vuoto, così se troviamo un trinket va bene. E potremmo andare a fare sta cavoli di missione. Sì. Dal momento che siete tutti a piuttosto deboli. Ok, va bene, va bene. Tu che malattia hai? Lo sai cosa? A te ti mettiamo a curarti, intanto che ci siamo. Sì. Giullare. Curati. E andiamo a fare questa missione corta verde. Ci abbiamo messo un secolo per prepararci. Ci portiamo dietro un bel po' di cibo, dal momento che non abbiamo medici. Però per il resto siamo a posto. Le bende non mi servono. Ok, andiamo. Questa qua dovremmo metterci poco tempo, perché comunque siamo abbastanza forti grazie all'alto livello di trinchezze che abbiamo. Allora, diamo un'occhiata veloce se c'è qualche nemico da sconfiggere in questa stanza. Posso accendere una torcia? No, a quanto pare. I nemici vogliono attaccare per primi. Tutti e tre per di più vogliono attaccare per primi. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Allora, fammi sanguinare questa balorda. Poi, tu me l'attacchi e me l'hai uccisa, ok? Il che rende assolutamente inutile il primo attacco che hai fatto. Bel critico. E adesso tu mi stordisci questo qua. Perfetto. Perfetto. E come abbiamo detto non abbiamo medici, quindi non puoi usare la sua. Ah beh, tu tecnicamente potresti essere considerato un medico quasi, eh? Perché effettivamente puoi curare i tuoi amici. Ok. Sei ufficialmente morto. Grazie al crociato. E anche il crociato può curare qualcosina. Facciamo così, andiamo a vedere cosa c'è qua dentro per adesso. E non c'è combattimento, ok. Quindi teniamo un attimo le luci basse. Anche se però a questa luminosità non mi dà comunque del tesoro in più. Le torce devono essere ancora più basse per poter avere un pochino più di denaro dentro ai curio. Quindi in realtà non è che è stato esattamente utile. Lo sai cosa mangia? Abbiamo abbastanza cibo. E mentre ti stavo facendo mangiare, abbiamo incrociato dei nemici. Allora, uccidi. Quasi. Uccidi. Bene. Uccidi. Era improbabile che tu riuscivi a ucciderli in un colpo. Tu invece dovresti proprio riuscirci senza problemi. Ok, allora. A questo punto. Vabbè, speravo di poter curare un pochino con il crociato, però effettivamente non ne hai più bisogno perché ti ho fatto mangiare talmente tanto che le ferite del corpo sono state curate da uno stomaco pieno. Non credo che la cosa sia medicalmente corretta. Secondo me, se parli con dei medici ti diranno che non funziona così. Non puoi riparare pelle lacerata o ossa rotte attraverso l'alimentazione. Però possiamo fingere che sia così che funzioni. Allora, ammazziamo prima i tizi sì, che fanno critici. Noi siamo i tizi che fanno critici. Ammazziamo prima i tizi che fanno stress. Ok, allora. Va bene. Speravo in un pochino più di danno, devo essere sincero. Dunque, prova a curarmelo. Con un critico anche, non male. Però una curata di 4 non è che è un granché. A questo punto preferirei che tu avessi l'abilità per togliere stress.
Credo che sarebbe relativamente più utile. Ok, il brigante dovrebbe essere in grado di ammazzare questo scheletrino. Che stanno mancando un bel po' di volte, devo dire. Non devono avere una gran mira sti balordi. Ok, così. Il crociato può continuare a curare. E il cacciatore di taglie dovrebbe essere in grado di ammazzare l'ultimo nemico con un colpo e basta. Con un singolo colpo ben piazzato. Dritto in mezzo agli occhi. Ok, l'avete mancato tutte le volte. Fai così. Ok, abbiamo anche una chiave per questo forziere. A meno che non mi dà una stanza segreta, la usiamo in questo momento, questa chiave. Perfetto. Ok, ci abbiamo un minimo di due altri combattimenti. E un massimo di altri... 1, 2, 3, 4... Direi al massimo altri 6. Potrebbero anche essere 7. Se proprio il gioco vuole essere antipatico. Però... speriamo che il gioco antipatico non voglia esserlo. Bite. Per 2. E veleno per altri 3. Tu mi ammazzi questo qua. Non ce l'hai fatto. Sì! Per 4 sanguina. Wow, ma è tantissimo. Non ci avevo mai fatto caso. Bene. Sai cosa? A questo punto tu cura. Speriamo che qualcuno della mia squadra vada prima del ragno verde. Perfetto. Ed è morto. Abbiamo le erbe medicinali? Dovremmo, sì. Le ho prese su, quindi usiamole. Dopodiché non accendiamo la torcia. Aspettiamo di arrivare qui. Perfetto, adesso usi la torcia e vale più di 25. Il problema però è che ci rimane una sola singola torcia e la cosa non è fra le migliori se dobbiamo arrivare fino a questa stanza qui. Il percorso è ancora lungo. La via è ancora lontana. Siamo ben distanti dalla nostra meta. Ed eccetera eccetera. Bel critico. Sono molto fiero di te. Bravo bambino. Rendi orgoglioso il papà. Tu sanguini per 3? Sì. Che vuol dire che sei ancora vivo. E riesci anche ad attaccare. Ok, dai. Concentriamoci su quest'altro adesso. Ok, forse col crociato e... vabbè, sei morto, perfetto. Che vuol dire che... ah no, ha resistito al sanguinamento. Che balordo. Che gran balordo che sei. Avevi un 20% e io avevo un 100% di possibilità. Sì. Quindi una possibilità su 5 che tu non saresti morto. Fai un po' te. Ok. Usci. Stai cominciando a venirmi sonno. Ok, dobbiamo arrivare fino all'ultima stanza, perfetto. Il che vuol dire che ci arriveremo, che ci sarà un buio totale. Il che non è esattamente la cosa migliore di questo mondo. Disarma tu, così perdi un pochino di stress. Mangiate, non preoccupatevi, anzi, sapete cosa? Potete mangiare anche quell'ultimo pezzettino, siete felici? Altre due trappole. E intanto la torcia scende, 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 scende sempre di più. Ok, dai. Siamo a 23 di luce. 16 addirittura, non è proprio la cosa migliore di questo mondo. Però almeno non c'è nessuno che causa stress. A meno che non fanno dei critici, dovremmo essere più o meno a posto. Hai resistito, brutto balordo, ok. Allora fai così, tu dovresti essere morto, perfetto. Ce la fai a stordirmi questo? Perché questo qua comunque c'ha due mosse che causano stress, quindi... in realtà c'è uno che crea stress. E se poi mi fate dei critici... come detto prima... ok, molto bene.
Gente, siamo già quasi alla fine dell'episodio. Spero che sia stato di intrattenimento. Spegniamo le torce e voilà, finito. Direi che è andato abbastanza bene. Però lo sapevamo che sarebbe stato facile, perché era comunque una missione corta e verde. Fairway Fighter, anche te? Abbiamo un sacco di gente con quel quirk. Però non è utile su di te tanto quanto lo è su il lebroso. Molto bene, molto bene. Un giullare a livello 2. Tu te ne vai. E tu sei il benvenuto. Poi tu sei il benvenuto. E direi a posto. Sì. Ok, prepariamoci per la... Per 10.000 e basta. Sono tentato, lo sai? Sono molto tentato. Allora, cosa andiamo a fare adesso? Stress, come siamo messi? Dovrebbe essere stressato solamente esatto il masochista. A 56. Questo è perfetto. Andiamo a prendere questo trinket. Mi serve. Mi serve, mi serve, mi serve. Lo voglio, lo desidero. Lo bramo. Ok, quindi. Missione media con... da veterano. Forse riesco a metterli nell'ordine giusto e che volevo. E poi... Chi ci volevo mandare? Chi era quello che avevo visto? Te, forse? Stavo pensando a te. Tre, due, tre e quattro. Ci può stare. Però ricordiamoci che qua ci sono quei balordi di granchi che fanno stra mega sanguinare. Però non abbiamo un dottor morte, quindi in ogni caso. Sì, dai, può funzionare questa squadra. Allora. Questo. E questo. E poi mi serve che ti prendi le abilità giuste, che sono queste. Ti togli questo e ti prendi questo. Uno, due, tre e quattro. Tu sei in posizione 2. Ok. Così ti puoi curare dal sanguinamento con quello. Almeno tu puoi farlo. Questo, questo. Questo e questo. Ok, sì, direi che siete abbastanza pronti. Finiamo con i trinkets. Te più danno non sarebbe male. Non ho nient'altro che fa danno, eh. Quindi potrei darti più vita. Light sensitive, però è terribile. È veramente terribile. A te farti avvelenare di più non è una cattiva idea. E forse darti qualcosa che ti dà meno stress. Neanche più velocità non è malaccio.
A te darti quello che ti fa sanguinare, che fa sanguinare di più non ha senso. Tanto stiamo andando contro dei pesci, che è questo trinket qua a cui stavo pensando. Potrei darti questo, tanto tu passerai quasi tutto il tempo a suonare il tuo strumento, quindi tanto vale. E poi ti potrei anche lasciare vuoto lo spazio, che mi sa che è quello che farò. Sì, mi sa che ti lascio vuoto a te. E mi sa che lascerò vuoto anche te, lo sai? Non so che cos'altro darvi. Sì, direi che siamo a posto, dai. Procediamo. Questa è la missione media, quindi andiamo sicuri col cibo, andiamo sicuri con le pale, 4 dovrebbero bastare avanzare. Andiamo con un pochino più di torce del solito perché sono sempre rimasto un pochino al buio recentemente. Una chiave e direi che siamo a posto. Lo sai cosa? Prendi anche altri due di cibo. Anzi, prendi 20, 24. No, 24 è troppo, dai. Così dovrebbe bastare. Così, dai. Così. Sì, dai. Perfetto. Gente, cosa dire? È passato un altro video, altre due missioni che sono andate relativamente bene. Noi ci vediamo alla prossima per questa missione che sarà un pochino più difficile. Però il trinket è assolutamente, ne vale assolutamente la pena prendere il rischio. Gente, statemi bene, ci vediamo alla prossima. Fate una buona serata e godetevi la vita. Ciao ciao!